Ciao ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Siamo qui oggi con un altro titolo, un titolo nuovo ma vecchio, perché comunque sia l'avevo già trattato nel canale, ed è Payday 2. Magari per i nuovi iscritti che non hanno visto i miei video precedenti, questo titolo risulterà nuovo, ma non lo è ragazzi. Forse è stato uno dei giochi più belli che abbia mai giocato, che mi è piaciuto molto. Forse ha, diciamo che la sua passione è appassita subito proprio per il fatto che le mappe sono pochissime, sono 3 o 4 se non ricordo male. Ecco ragazzi, era come Sniper 2 Ghost Warrior, anche quello era un bellissimo gioco, aveva due mappe, aveva però dei server o comunque sia gli host di merda che uscivano loro e la partita terminava, o tipo c'erano laggate fisso e quindi era impossibile giocare. E soprattutto un'altra cosa che mancava era che non si poteva invitare un proprio amico in partita, non si sa il motivo, quindi dovevate per forza avere fortuna e incontrarvi in un host identico. Ragazzi, io volevo farvi vedere questo gioco perché magari molti di voi sono rimasti alla old gen, e io spero che il prima possibile passiate tutti alla next gen. E comunque sia, questo è uno dei titoli bellissimi che è uscito per 360. È uscito nel 2013, adesso non ricordo bene, se non sbaglio a ottobre ragazzi, quindi più o meno 3 mesi fa, 3-4, 3 mesi, 3 mesi fa, sì, 3 mesi fa. Se non ce l'avete ragazzi, io ve lo consiglio, però, anzi, prima di consigliarvelo, io ve lo consiglio. Però guardatevi il gameplay, se vi piace, prendetevelo, perché magari lo trovate a 20-25 euro usato, non dalle solite catene ragazzi, perché se andate dalle solite catene lo trovate a 35-40 euro, perché lo valutano ancora quel tanto, visto che comunque si è avuto grande successo. Ragazzi, questo titolo era principalmente, anzi esclusivamente per PC, e poi è passato ovviamente per le console perché ha avuto un grande successo proprio sul PC. Quindi ragazzi, andiamo su CrimeNet, noi giochiamo ovviamente multiplayer, andiamo su CrimeNet. Allora ragazzi, giochiamoci una partita, molti di voi avranno... Beh, facciamoci nightclub ragazzi, andando per accendere un po' gli animi, una rapina veloce. Ovviamente ragazzi, come potete vedere, io sono a livello 61, quello a livello 63, l'altro a livello 61. Perché siete così poco corazzati? Zio, devo... Ah, volete che mi metta anche io poco corazzato? Cosa? Oh, zio! Ma grandi, fanno ridere. Adesso simpatici questi qua. Speriamo di beccarli anche per il prossimo colpo. Facciamo due risate. Un pochettino di tempi di caricamento. Togliamoli direttamente. Eccoci ragazzi, siamo in colpo in banca. Ah, colpo in banca ragazzi. Allora, se... Allora, no, cambiamoci prima di tutto l'equipaggiamento. Mettiamoci una... un fucilozzo... la MRS... No, mettiamoci questo, la K5. Munizioni ne abbiamo, sì. Tranquillo, adesso entro, zio, un attimo. Tranquillo, minchia. Già entro, fammi cambiare l'arma e entro. Ah ragazzi, dovrei avere tutto, però se ti muovi, clicca A, visto che aspettavi me, adesso clicca anche tu, porca puttana. Mettiamoci le cuffie, dobbiamo sentire i passi. Allora, adesso non mi ricordo bene i tasti. Allora, vediamo cosa fanno loro, voglio vedere come vogliono agire ragazzi, perché io non so come vogliono agire. Cos'è che hai detto? Tablet? Eh? Ma che cazzo fai? Cosa stai facendo? C'è una guardia su. Ci sono guardie lì. Ecco lui. Tranquillo. Ok, hanno rotto la prima telecamera. Io direi di passare sul tetto, zio, ma fossi in te, eh? Ok. Ok, vai. Ho capito, zio. Non riusciranno mai a farlo in silenzio perché ve lo do per certo. Let's get rich. Minchia ragazzi, non mi ricordo bene i tasti. Ah ok, RB, ok, perfetto. Non mi ricordo bene i tasti ragazzi. Guardate, è simpatico come gioco, dovete... Bello. Meglio di
Ok, cioè non ho su zio. Con la bassa. Speriamo che il tipo abbia l'abilità per poter parlare col cerca persone, perché se lo fate per due volte, la terza vi incassano sicuro e vi mandano l'allarme. Ve lo dico per esperienza. Cristo. Drop your weapon. Get on your damn knees. Hands up. Cuffs on. Needle. Abbattiti, stronzo. Ok. Abbastanza sto stronzo. Ma che cazzo? Oh, non farti c- No, ma sei un coglione. Ok, ok, perfetto, raga, bravissimi. I migliori. Ok. Cazzo, sono bravi questi qua, sono bravi, mi piacciono, ragazzi. Vogliono farlo, vogliono fare il colpo in silenzio. Vai zio, vai, vai, vai. Vai tu, vai tu. Distruggi la telecamera. No, zio, distruggi la telecamera. No, zio, zio, c'è la telecamera lì. Down on the ground. On the ground, people. Down on your face. Everyone get down. All right, all of you down. Everybody on your bellies. Minchia, sono dei grandi! Sono dei grandi! Ma grandi, zio, grande! Ma grandi, ragazzi. Cioè, hanno fatto... Hanno fatto tutto! Sono dei miti, miti. Miti grandissimi. Non so che dire. Bravi, bravissimi. Proprio eccezionali sti qua. Cioè, bravissimi. Ragazzi, applausi a questi qua, perché sono dei campioni. Vlad, conclude, through here. Eh? Vai zio, grande. Cioè, li hanno legati tutti. Adesso, ragazzi, dobbiamo solo prendere l'oro e andarcene via. Guardate, adesso vi faccio vedere come funziona. Ok, hanno messo sto tipo. Cristo. Raga, grande zio. Grandissimo. Cazzo, avrei potuto prendere il seghino, avrei potuto prendere. Così almeno aprivo queste cose. Allora, ragazzi, ognuna di questa si blocca, se non sbaglio, 20.000 dollari. Adesso non mi ricordo, 22.000. Adesso non mi ricordo bene. Bello. Vedete le cazzate? Questo le... Guardate, guardate il muro. Sono queste le piccole pecche di questo gioco, ma diciamo che potete anche sopportarle alla fin fine. Ma alla fin fine. Allora, ok, sono tutti legati. Sono tutti legati. Sì, perfetto. Ok, ok, ok. Allora, quanto manca, ragazzi? Io, se tutto va bene così, procediamo. E non vi faccio aspettare questi 5 minuti. Taglio direttamente per la scena successiva, cioè quando apriamo il forte. Eccoci, ragazzi, mancano 40, mancano 40, 50 secondi, ragazzi, se non mi ricordo bene. Chiamo B. Bello. comunque sia, questi ragazzi sono stati veramente bravi. Io ho dovuto solo abbassare una guardia. Hanno riuscito a immobilizzare tutti i civili. Abbiamo quasi finito ormai, guardate, ragazzi, mancano 18 secondi, 17. Sono veramente contento di questo colpo, perché sono stati veramente bravi loro. Sono stati veramente all'altezza, sono veramente dei grandi. E questo mi fa piacere. Poi spero ovviamente che non facciano i pezzi di merda alla fine. Cosa che ovviamente non si può dire, perché lo scopriamo solo alla fine, ragazzi. Cazzo, c'è ovviamente anche la seconda parte. Ovviamente anche la seconda... Ah, ok. Va lui direttamente con la carica cava. Grande zio. Grande zio! Vamos. Yep. Dai, 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 veloci, veloci, veloci. Ok, vai zio. Vai, 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 vai. Ho paura che mi buttino fuori, ragazzi. Ho paura, ho questo presentimento.
Dai! Ole! Vai, grande! Cazzo, ragazzi, si vede che giocava a basket, eh? Si vede che giocava a basket. Dai, dai, dai. Vamos. Don't dai. Act dumb. Altri sacchi? No. Dai, dai, dai. Grande. Bello. Anche voi riprendete. Grande, grande. Vamos. Ovviamente. E dai. Oh. Eh? C'è il tipo che sta cantando. Sicuramente lo sentirete ben pochissimo, però vabbè. Fa ridere, un grande. Vai, vai, zio, vai, vai, vai. È Cristo? Oh, vai. Grandi, grandi. Peccato, avrei voluto aprire anche le cassette della sicurezza, ma purtroppo non fa. Veramente bravi questi qua. Veramente ottimi. Come si chiamano? Prof Deusk. Prof Deutsch. Vabbè, comunque sia, contest da 3 milioni, con tanti 100, vabbè. Niente di speciale, ragazzi. Almeno ci siamo guadagnati qualcosa. Mo salgo a livello 62. Guardate. Olè. Livello 62. Scegliamo una carta, Joker. Vediamo cosa ho scelto io. Cosa ho beccato, cosa ho beccato, cosa ho beccato. Shba. Maschera. E io? Armi. Avete ottenuto un amico dell'arma, velocità, pistola, streak. Ma vaffanculo, che modifica di merda. Vabbè ragazzi, questa è la puntata su Payday 2. È durata un bel po', ma ovviamente è durata un bel po' qui. Poi sicuramente quando la lavorerò e toglierò la parte dove si vede dove sta lavorando il trapano, sicuramente durerà poco. E almeno forse 10 minuti, si spera. E quindi ragazzi, esco subito da questa partita, che sennò mi continuano a giocare loro. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il gioco vi sia piaciuto, perché adesso avete visto una missione dove è stato tutto fatto in stealth, come cazzo si dice. Vuol dire che non ci siamo fatti scoprire niente, senza mai farci cassare, senza mai farci beccare. Ovviamente ragazzi, molte volte non capita questa fortuna di non essere beccati, ma vi beccheranno e arriveranno orde di poliziotti che saranno veramente difficili da contenere. Io ovviamente quello è un colpo a 2 stelle, un milioncino, o 3 stelle adesso, 3 stelle gialle, quindi c'era un milioncino in palio, ma niente di che ragazzi. Poi ci sono le missioni da 2, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, sino a 7 giorni, che ovviamente non ho ancora sbloccato perché sono a livello 62, si sbloccano a livello 100 mi sa, cioè il massimo. Quindi ragazzi, se vi piace, magari se volete un altro gameplay, magari dove vengo scoperto e dobbiamo uccidere la polizia, ditemelo pure, lo rifarò, se volete. Quindi ragazzi, niente, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se avete apprezzato il video. Da Cura93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!